Buongiorno, bentrovati. Continuano gli appuntamenti della Camera di Commercio di Roma dedicati alle professioni del futuro e al mercato del lavoro che verrà. Lo vedete collegato con noi. Vado subito a salutare il professor Roberto Baldassari. Professore, buongiorno. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per poterci permettere di condividere un po' di futuro. Allora, vado subito a presentare il professore che è direttore del Comitato Scientifico dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, direttore generale presso Lab 2101 e docente di strategie delle ricerche di opinione e di mercato presso l'Università Roma 3. Perché abbiamo il piacere di ospitare oggi il professor Baldassari? Perché questo è un format della Camera di Commercio di Roma che intende appunto offrire a studenti, a tutti coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione, ma anche a imprenditori o aspiranti tali, dei contenuti di approfondimento dedicati appunto al lavoro del domani. Quindi insieme al professore oggi ci occuperemo della figura professionale dello start-upper. Professore, prima di addentrarci in quelli che sono appunto i contorni professionali di questa figura, direi intanto di chiarire concettualmente che cos'è una start-up innovativa, perché di fatto lo start-upper inevitabilmente si lega appunto al concetto di startup innovativa. Quindi, che cos'è una startup innovativa e quali sono i requisiti affinché un'impresa possa definirsi tale? Allora, certo, ovviamente lo start-upper, no, nasce per definizione dalla start-up innovativa. In Italia abbiamo delle linee guida e dei requisiti abbastanza chiari e anche semplici, che sono consultabili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi abbiamo adesso Ministero del Made in Italy, per noi Ministero dello Sviluppo Economico, perché ci aiutava a raccontare la fase proprio che serve per le start-up nello sviluppo. Che cos'è una startup innovativa? È sempre una società di capitali, perché attenzione, non vuol dire che sia startup non sia una società. È una società a tutti gli effetti che però deve avere alcuni requisiti, come diciamo giustamente prima. Allora, il primo requisito è che deve essere nuova o quantomeno non deve essere costituita da più di 5 anni. Quindi deve essere una società da cui start up, cioè da cui la nascita. No? Deve essere una società nascente, una società nuova o costituita al massimo da 5 anni, residente in Italia o in uno dei paesi dello spazio economico europeo, ma con una sede produttiva in Italia, perché poi noi parliamo delle start-up innovative italiane. Deve avere un fatturato non superiore ai 5 milioni di euro, perché poi diventerebbe, no, diventerà un'impresa vera e propria, quindi c'è questo cap, questo limite, no? Questa soglia dei 5 milioni di euro, e soprattutto la parte più importante, che deve avere come oggetto sociale o esclusivo o prevalente quello del concetto di sviluppo tecnologico e di produzione di servizi o prodotti che abbiano un alto valore tecnologico. Sul concetto dell'alto valore tecnologico, magari poi ci torniamo, perché questo è un punto cardine, no? Perché proprio su questo poi i requisiti che devono avere i membri che fondano, no? Perché poi il cosiddetto start-upper è poi è sempre un imprenditore o quantomeno tenderà a diventarci, però deve avere la compagine sociale alcuni requisiti. Il primo requisito è sostanzialmente anche qui è abbastanza semplice, sono tre i requisiti che vengono richiesti, ma uno soltanto è necessario. Tre le aree di cui una è assolutamente necessaria per potersi definire startup innovativa. Il primo è il prevedere di spendere, quindi di sostenere almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione in ricerca e sviluppo. Punto 1. Punto 2, che all'interno sia impiegato personale altamente qualificato. Che vuol dire personale altamente qualificato? Che ci sia almeno un dottore di ricerca su tre, o un dottorando, o un ricercatore, oppure in alternativa che due membri su tre della compagine sociale abbiano una laurea magistrale. Il terzo elemento invece è quello che riguarda la
capacità di possedere un brevetto esclusivo che sia stato depositato. Ecco, questi sono i tre elementi. Quindi abbiamo degli elementi che sono di carattere societario e degli altri che riguardano la compagine sociale, ma tutto sommato sono abbastanza semplici. Perfetto, professore, grazie perché questa, diciamo, prima panoramica anche legislativa, insomma, ci ha aiutato, devo dire, a inquadrare un attimo il concetto di startup innovativa. In un passaggio della sua risposta lei ha citato lo startupper, che appunto, diciamo, iniziamo a capire essere una figura professionale molto legata all'innovazione, alle nuove tecnologie, ad una certa idea di futuro, l'ha definito come un imprenditore o quantomeno, insomma, come... Dipendente. Esatto, quindi ci può un attimo spiegare se ci sono anche delle differenze magari tra start-upper e imprenditore, forse spesso usati anche come sinonimo? Sì, allora, il sinonimo è un'accezione che noi siamo tentati ad usare, ma non è così. Lo startupper deve diventare un imprenditore, ma la mortalità delle startup è ancora molto elevata, proprio perché chi si avvicina al concetto di startup a volte prende sotto gamba il fatto che in realtà si parla proprio di una società, di un'impresa, e il progetto imprenditoriale prevede, per esempio, che ci sia un business plan, che si seguano alcune fasi, che ci siano dei segmenti precisi per fare in modo che sia gli investitori o possibili futuri partner abbiano delle garanzie sul fatto che una società nascente, magari costituita da giovani talenti, diventi poi una società che produce utili e che quindi ha un fine economico sul mercato positivo. La mortalità è molto alta perché spesso i ragazzi cominciano a fare dei progetti, ma poi non riescono a portarli a termine e quindi non diventano imprenditori. Ecco, quindi per rispondere alla tua domanda, ecco, il tassello che poi manca è l'applicazione, una volta creata la startup, passare dall'idea alla realizzazione, perché poi l'imprenditore tutti i giorni fa impresa, lo fa in maniera costante e lo fa per un lasso di tempo sicuramente più lungo di quello della fase di lancio della startup, che invece è concentrata più sull'idea che sulla realizzazione. Esattamente, perfetto. E, diciamo, volendo dare magari anche un consiglio a chi ci segue, ci sono magari dei settori per quanto riguarda la realtà italiana che si prestano più di altri ad essere un po' il campo operativo poi di una startup innovativa. Abbiamo dei settori particolarmente rispondenti da questo punto di vista, secondo lei? Sì, allora sicuramente sì, anche non secondo me, ma secondo i dati ufficiali che insomma abbiamo registrato e che ogni anno vedono un aggiornamento, ma più o meno rimangono delle macro aree fisse, no? La prima, quella dove maggiormente, diciamo, sono distribuite le startup innovative, intorno al 77-78, diciamo l'80% si concentra sui servizi alle imprese, no? E ovviamente in particolare sui servizi legati all'informatica e alle nuove tecnologie, all'high tech, no? Quindi sviluppo di software, consulenza informatica, produzione vera e propria di software, ricerca e sviluppo. Quest'area qui è l'area dove maggiormente dei servizi legati al concetto di tecnologia e innovazione, intorno all'80%, si diciamo focalizzano di più qui. La seconda area invece è sul manifatturiero, perché ovviamente questi servizi vengono messi poi, no, diciamo, vengono usati per la creazione di macchinari e di soluzioni che migliorano il lavoro, magari che già esiste, delle tecniche che già ci sono, vengono migliorate con le startup innovative che hanno come obiettivo proprio migliorare alcuni processi del manifatturiero. L'ultima parte invece è dedicata ai servizi connessi con lo sviluppo commerciale. Quindi tre macro aree. La prima, la più importante, che è quella sostanzialmente dei servizi legati alla consulenza e allo sviluppo software, informatica e high tech. Seconda area, manifatturiero. Terza area, commerciale. Tra l'altro commento con una piccola nota statistica la sua risposta, nel senso che proprio i dati del MIMIT che lei appunto ha citato prima ci dicono per quanto riguarda il quarto trimestre del 2023 che insomma diciamo il Lazio si Assolutamente. qualifica al secondo posto come una delle regioni con la più alta percentuale di presenza di startup innovative, quindi come dire insomma Bene, molto bene. è un dato Bene. estremamente positivo che conferma quanto insomma ci ha appena detto adesso. Bene, molto bene. Tra l'altro, questo è un dato che diciamo ci conforta per due motivi. Il primo perché il Lazio ospita storicamente
patria di imprenditori e di imprenditoria di altissimo livello, ma spesso viene confusa o viene un pochino offuscata dalla parte istituzionale, perché Roma, no, è anche molto istituzionale. Invece, i giovani romani, i giovani residenti nel Lazio, hanno accolto la sfida e trovare il Lazio in seconda posizione è un dato molto importante. E tra l'altro, avendo anche molte università, è interessante il connubio, no, che si va a creare tra l'università e, per esempio, la Camera di Commercio o altre figure che possono essere una prima interfaccia di supporto, di ausilio, permettono ai giovani poi di mettere a terra un po' di progetti e di provare a fare, realizzare qualcosa anche dopo il percorso universitario. Quindi è molto, molto interessante. Questo territorio fertile per la nascita quindi di nuovi progetti imprenditoriali legati comunque all'innovazione, alle tecnologie, necessita anche di competenze specifiche. Quali consigli possiamo dare a questo proposito? Quali sono le competenze fondamentali per essere uno start-upper di successo? E qui io farei un discorso anche più generale, perché proprio in ottica di diventare un imprenditore di successo e di fare in modo che la startup non sia fine a se stessa, ci sono delle caratteristiche che bisogna tenere sempre a mente a prescindere, no, dalla startup. Quindi essere curiosi, essere intraprendenti, essere in servizio di se stessi e della missione che si vuole compiere. Poi questi elementi vengono mixati con le competenze vere e proprie. Non citiamo più quelle basi, perché io continuo ancora a sentire, no, l'inglese non è una competenza, non lo è più, deve essere ormai la base, un dato acquisito. Ma la curiosità intellettuale e l'elasticità legata allo sviluppo di nuove tecnologie e soprattutto guardare il mondo dove gli altri riposano gli occhi, cioè andare a vedere quei segnali latenti, quei segnali deboli e cercare di sviluppare soluzioni alternative e innovative, è qualcosa che diventa distintivo, anche perché l'innovazione non è altro che una semplificazione. Cioè noi innoviamo utilizzando le nuove tecnologie, l'informatica, l'intelligenza artificiale, tutto giusto, però deve essere al servizio del cittadino e del consumatore. Se noi le start-up che hanno avuto più successo, parlo di alcuni unicorni, di alcuni casi bellissimi come quelli legati a sviluppi di processi di pagamento, sistemi di pagamento, sistemi che snelliscono delle pratiche quotidiane. È chiaro che hanno più successo, no? Perché vanno sul grande pubblico, ma rispondono a delle domande basiche. Quindi l'innovazione non è necessariamente e non deve essere necessariamente legata alla difficoltà. Quindi non è un processo difficile, anzi deve semplificare. Quindi se un ragazzo ha in mente un'idea, anche non un ragazzo, perché è atemporale la startup, ok? La startup innovativa è atemporale, ma generalmente partecipano, questo diamo come dato prevalentemente under 35 e anche qui un altro bel segnale prevalentemente al femminile, quindi siamo molto contenti anche di dare quest'altro dato. Ecco, però deve tenere presente sempre l'obiettivo finale, perché non è la startup, è un processo di crescita, poi deve seguire l'imprenditorialità, bisogna crescere insieme alla startup. Ecco, questo è un po' il concetto finale. Quindi attenzione, perché spesso si viene catturati dalla voglia di iper innovare. E non si centra il problema poi del fare impresa. Quindi bisogna mixare queste due, mettere sulla bilancia questi due elementi: da una parte garantire la sostenibilità aziendale del prodotto e del ciclo di vita dell'azienda, e dall'altra parte portare un altissimo valore aggiunto a livello tecnologico. Professore, il tempo a nostra disposizione sta terminando. Se lei è d'accordo, direi di lasciarci con tre consigli per un giovane talento, ma abbiamo visto, insomma, non solo, perché, come dire, poi il campo anagrafico è sicuramente molto più Assolutamente. esteso. Diciamo, chiunque voglia in qualche modo creare anche una start-up in Italia, nel nostro territorio. Il primo consiglio è quello di non smettere mai di sognare, perché tutto questo avviene se noi cerchiamo di rendere concreti i nostri sogni, no? Quindi non smettiamo di sognare, perché non è, se pensiamo a qualche anno fa, non c'erano molte cose che ora ci sono, sono state inventate recentemente.
e non c'erano i mezzi che oggi abbiamo per semplificare i processi. Questo è importantissimo. Quindi non smettere di sognare, non aver paura di sbagliare. Soltanto in Italia l'errore è considerato un fallimento finale, mentre per esempio nei paesi anglosassoni il processo proprio di crescita è caratterizzato da dei momenti in cui alcune cose non riescono e quindi da quelle si impara e si cresce. Quindi non valutare l'errore come un fallimento definitivo, ma come un percorso, quindi imparare ad alzarsi velocemente, subito in sella, e poi credere fortissimamente nel futuro, perché è l'unico posto in cui merita la pena vivere, no? Se noi continuiamo a agganciarci al passato, non abbiamo la forza di guardare oltre e soprattutto non abbiamo la capacità di guardare con gli occhi diversi anche gli stessi oggetti. Con dei punti di vista diversi, spesso troviamo delle innovazioni, delle idee geniali. Bene, direi che ci possiamo lasciare con questa immagine molto suggestiva, perché poi insomma il futuro è la direzione verso cui tutti noi stiamo andando di fatto. Professore, allora io la ringrazio veramente, insomma, per averci condotto alla scoperta di questa figura professionale. Quindi ringrazio il professor Roberto Baldassari, ricordo presidente, anzi direttore del Comitato Scientifico dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, direttore generale presso Lab 2101 e docente di strategie delle ricerche di opinione e di mercato presso l'Università Roma Tre. Grazie ancora e appuntamento con i prossimi contenuti dedicati alle professioni del futuro. Grazie.